Queste due immagini del Libro Maldi vogliono spiegare che il calore a bassa temperatura è di più bassa qualità rispetto al calore ad alta temperatura, quindi il calore freddo è peggiore del calore caldo. Vediamo che significa. Qui abbiamo due macchine di Carnot che prelevano entrambe 100 joule di calore e lavorano con la temperatura fredda identica a 300 Kelvin. Però è diversa la temperatura calda, perché questa macchina di Carnot ha la temperatura calda a 400 Kelvin e quest'altra a 600 Kelvin. Calcoliamo quindi i loro rendimenti. Basta fare 1 meno la temperatura fredda diviso quella calda, quindi 1 meno 3 quarti, 1 quarto. La stessa cosa di qua, 1 meno 3 sesti, temperatura fredda diviso quella calda, 1 mezzo. Quindi questa macchina ha un rendimento più basso, il 25%, e quest'altra ha un rendimento più alto, il 50%. Questo significa che la macchina con rendimento del 25% trasforma soltanto il 25% dei 100 joule di calore prelevati dalla sorgente calda, li trasforma in lavoro utile. E infatti di questi 100 joule, 25 sono di lavoro, il 25% del calore assorbito, mentre invece l'altra macchina, che ha un rendimento del 50%, riesce a trasformare in lavoro utile la metà del calore assorbito. Infatti, 50 joule sono la metà di 100 joule di calore assorbiti. Questo vuol dire che i 100 joule di calore, diciamo, tiepido, permette di estrarre soltanto, di produrre soltanto il 25% di lavoro, mentre invece i 100 joule più caldi, quindi questi sono 100 joule di producono 50 joule di lavoro. Quindi questi 100 joule non sono gli stessi 100 joule, cioè sono sempre 100 joule come quantità di energia, ma questi 100 joule sono di qualità inferiore rispetto a questi altri, perché questi sono prelevati da una temperatura più fredda rispetto a quest'altri che invece sono prelevati da una temperatura più calda. Quindi questi 100 joule è calore di più alta qualità, questi 100 joule invece è calore di più bassa qualità. Il calore di bassa qualità viene scartato di più, infatti in questo caso 100 joule di bassa qualità perché freddi, i tre quarti vengono scartati, solo un quarto si riesce a convertirli in lavoro. Invece il calore ad alta temperatura è di più alta qualità, infatti in questo caso solo una metà di questo calore caldo viene scartato, l'altra metà viene convertito in lavoro utile. Si vede anche qua nelle figure il calore utile che si riesce a trasformare in lavoro è soltanto il 25%, mentre invece il 75% del calore, di questo calore a bassa qualità, viene scartato, calore sprecato, mentre invece nell'altro caso metà dei 100 joule vengono trasformati in lavoro meccanico e quindi metà di questi 100 joule sono calore utile, l'altra metà è quella che viene scartata, è calore sprecato. Quindi in conclusione, il calore assorbito da una sorgente calda è di migliore qualità rispetto al calore assorbito da una sorgente fredda. Cioè il calore caldo è migliore del calore freddo. Ne viene scartato di meno e si può produrre più lavoro. Si può anche dire che il calore assorbito da una sorgente fredda è più degradato e quindi di più bassa qualità rispetto al calore assorbito da una sorgente calda.